testimonianza di chi ha dovuto fare i conti con questa malattia. Sentivo, grazie all'autopalpazione, che c'era qualcosa che non andava, quindi in questo periodo di tempo ho iniziato una serie di accertamenti dove ho avuto una diagnosi di tumore al seno. Avevo appena compiuto 31 anni, le mie prospettive erano sicuramente altre e ho passato una prima notte veramente dura, veramente d'angoscia. Sara in quel periodo lavorava come biologa all'università e si occupava proprio di ricerca sul cancro. Ero consapevole che le cure chemioterapiche avrebbero potuto inficiare sulla mia fertilità. Quindi da un lato c'era appunto la volontà di vivere e quindi di affrontare queste cure, dall'altra c'era però anche la voglia di diventare mamma in futuro. Sara sceglie di combattere chemioterapia, intervento, notti insonni, nausea e niente più capelli. Nonostante la mia giovane età non è stato un problema, anzi ero abbastanza orgogliosa della mia testa calva perché voleva dire che stavo lottando contro un nemico. È stata dura, ma alla fine Sara ce l'ha fatta e oggi ha due bambine. È stata veramente la mia vittoria perché non solo le cure e la ricerca mi avevano permesso di sopravvivere, ma avevano addirittura permesso di donare nuova vita. Sara insegna in un liceo ed è proprio a quei ragazzi e ragazze che si rivolge. A volte dicono: professoressa, lei ci stressa troppo con questo tema del cancro, ma quello è il mio scopo. Andate a casa e dite ai vostri genitori di fare prevenzione, di curarsi, di sostenere la ricerca, perché sono i vostri genitori e devono vedervi crescere.